sul terzo mandato ai governatori andiamo avanti e quindi di conseguenza, come l'abbiamo detto, questo non avrà nessun tipo di influenza su frizioni nel governo, questioni varie, quindi l'abbiamo annunciato già da tempo e quindi andiamo avanti con questa votazione. Poi il Parlamento deciderà quello che deciderà, il Parlamento è sovrano e noi lo accetteremo. Non è un rischio la conta dei voti? No, non è un rischio, cioè noi abbiamo una posizione nella quale crediamo, poi se il Parlamento valuta o reputa che non sia condivisibile vorrà dire che ci riproveremo più avanti. Ma è una questione democratica o una questione di puntiglio a questo punto? No, noi pensiamo che quando ci sono dei governatori che hanno amministrato bene sia giusto che possano ripresentarsi agli elettori e poter far sì che possano essere rieletti. Penso che sia un esercizio di democrazia, quindi non c'è nulla di... Poi questi non sono temi da governo, questi sono più temi da Parlamento, quindi giustamente adesso si approfitta di questo decreto sulle elezioni per presentare il tema, però queste sono questioni da Parlamento, non da governo. Motivo per cui non ci saranno problemi di nessun tipo di maggioranza, sì. Al di là delle varie posizioni che possono avere, sensibilità che possono avere i partiti anche della stessa maggioranza. C'è chi dice che Salvini in realtà vorrebbe mettere insomma un po' fuori gioco Zaia trattenendolo in regione per questo. Vabbè, ma queste, cioè, con tutte quelle che ci dite ormai, cioè, sinceramente facciamo anche fatica a capire veramente, cioè, ormai c'è talmente, ogni occasione c'è sempre una dietrologia, cioè qualsiasi cosa proponiamo uno va sempre a cercare quel qualcosa che possa mettere in difficoltà la Lega, Salvini chissà cosa hanno in mente. Io penso invece semplicemente che sia la volontà, perché poi riguarda tanti altri governatori, no? Riguarda Fedriga, riguarda De Luca, riguarda Emiliano, ce ne sono di governatori anche di Forza Italia, Occhiuto un domani, chi lo sa perché. Però Fedriga ha detto di prendere tempo e parlare dopo. Ma noi infatti abbiamo detto che non è che se adesso ci proviamo significa che dopo le europee non ci possiamo provare più. Quanti emendamenti presentiamo una volta, poi non passano, vengono ripresentati, poi magari passano la quarta, quinta volta. Bisogna perseverare.